Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua con un filmato sensazionale, veramente sensazionale. La grandissima Deborah Serracchiani gioca a calcio contro i preti a Carlino 2008. Oggi l'ho visto, l'ho trovato, ho detto bisogna metterlo immediatamente, perché in quell'epoca lei era consigliera provinciale, 2008, 8 anni fa, oggi è presidente della regione e segretario generale del PD. Una carriera veramente fulminante. Ecco qua, pronta che si sta tirando su i calzoncini, pronti per segnare il gol. Il sindaco di Carlino Paiaro, che ha giocato soltanto qualche secondo, poi il senatore Flavio Pertoldi, l'onorevole Ivano Strizzolo, assessore regionale De Anna, il consigliere regionale Carnielutti, consigliere regionale Franco Jacob, consigliere regionale Mauro Travanut, assessore provinciale Teghil, consigliere provinciale Serracchiani, il sindaco di Trivignano e consigliere provinciale Martinez, il presidente dell'AMCA Nonino, il vicepresidente Tubone Armando, Di Nardo, sindaco di Ronchis, il sindaco di San Giorgio Daniele Salvador, l'assessore Daltilia di Palazzolo, assessore ai servizi sociali da Tisana, assessore di Porpetto. Un attimo solo, qua abbiamo la maradona dei politici, il numero 10, e i politici stanno vincendo per 4-3 e hanno messo la maradona di quel momento e gli hanno detto di mettersi vicino al portiere, così lo distrae, così riescono a segnare. E invece c'è stato, si hanno intanto dato una bella scarpata a un sacerdote, così lo eliminano subito, immediatamente, no? Bene, questo vi facciamo vedere un attimo, era il primo tempo, mi sono arrivati tantissimi messaggi. Allora, tantissime persone hanno detto che vinceranno i preti 3-1, ma tutti i preti, tutti i parroci 3-1, 4-4. Allora, io voglio salutare Monica, perché ho detto se dicono almeno i nomi. Allora, voglio salutare Monica, un grande salutone, un grande bacione, ricambi immediatamente, lei ha detto che vince. Poi saluto la signora Elisa, che anche a lei ha detto che i parroci vincono. Poi c'è un'altra signora che ha detto che vincono per 3-1, un altro signore ha detto che vincono i parroci dopo il 4-4, perciò devo dire che abbiamo avuto tantissime telefonate, diciamo che oltre 20.000 persone hanno guardato questo programma. Sì, da una stima che abbiamo effettuato in base alle telefonate raccolte, pensiamo che circa una 20.000 persone guardino abitualmente il nostro programma, o perlomeno la puntata che è andata in onda la scorsa settimana. Ecco, benissimo. Allora io vorrei, se qualcuno, voi amici, ci mandate qualche messaggio, noi così possiamo vedere quanta gente che ci guarda, così almeno anche per i nostri sponsor, no? Sì, così possiamo anche farci valere dal punto di vista contrattuale quando contattiamo qualche sponsor per fare la pubblicità. Ecco, grazie. Se ci mandate i messaggi, ecco, bene. Allora vai Cesare immediatamente con il grande portierone Yassin, l'ho chiamato io, è il parroco di Tor Viscosa. Ecco, eccolo là, vai col gol. Il gol segnato dai politici questa volta, che hanno fatto scendere in campo come capitano il sindaco di Carlino Paiaro, che ha giocato soltanto qualche secondo, poi il senatore Flavio Pertoldi, l'onorevole Ivano Strizzolo, assessore regionale De Anna, il consigliere regionale Carnielutti, consigliere regionale Franco Jacob, consigliere regionale Mauro Travanut, assessore provinciale Teghil, consigliere provinciale Serracchiani. Bene, allora attenzione, sta entrando il numero 10, eccola lì, sì, lì si deve mettere signora Deborah. Ecco qua la grandissima Deborah col numero 10, qua c'è l'allenatore che gli ha detto: lei ti devi mettere davanti alla porta, che se sbagliano il tiro, eccola lì, sì, si metta dietro, numero 10, ecco qua la Maradona della regione, oggi Maradona della politica. Bene, comunque hanno messo in campo la grandissima... Sì, è lì signora Deborah, la si deve mettere lì, che lì arriva a segnare direttamente. Comunque non c'è niente cosa fare, la grandissima Deborah ha vinto in politica, non è arrivata a segnare perché non gli hanno passato la palla, lei si è anche arrabbiata naturalmente, poteva benissimo segnare davanti al portiere e poteva veramente fare un gol strepitoso, ma il gol l'ha fatto in politica. Vai Cesare! Di Lauco, Don Luigi Gloazzo, Don Gianni di Faedis, Don Raffaele di Tarcento, seminarista Luca di Roma, Don Rezio di Fagagna, Don Martin di Sochieve. Benissimo Cesare, qua la partita è finita con il 4-4, adesso andiamo con i gol. Allora, tempi regolamentari 4-4. Cesare, insieme dei mi è arrivato nelle parti basse. Mi sembra di sì. Ecco Yassin che parata. La parata, veramente un portierone, il parroco di Tor Viscosa. Attenzione, fuori, è anche caduto.
si era sbilanciato. Allora diciamo che è finita 4-4, eccoli un altro bellissimo gol. Spiazzato il portiere. E adesso si va ai rigori e naturalmente adesso andiamo a vedere. Ecco altra paratona del grande parroco. Il portiere dei parroci ha parato. Di Torre di Scosa, attenzione intera, aia, dentro anche questo gol. Bel tiro d'interno destro. Eccoli, in bocca, tirato in bocca. Di potenza, ma la porta è molto piccola. Diciamo sul modello Zebedei, Cesare. Bene, allora andiamo. È già la seconda volta che la palla batte lì. Batte lì, ecco altro gol. Questa volta spiazzato il portiere. Attenzione, cari amici. Bel tiro, ha fintato a tirare di piatto, ha tirato d'interno. Niente. Tiro con un po' di fortuna, il portiere questa volta si è impaperato. La parata, attenzione. Roberto si era piazzato in posizione strategica perché ha detto qua il pallone non mi arriva. Non mi arriva di sicuro. Parata! Tiro telefonato questa volta. E vincitori, i parroci! Era il tiro decisivo, quindi i parroci! La parata del parroco ha consentito. Grazie, no, la parata del del portiere Yassin. Il portierone, il parroco di Tor Viscosa, fratello di Yassin, quattro in Russia, lui è qua, Cesare. Yassin, per i non addetti ai lavori, ecco. Era negli anni 60 lo storico portiere del CSKA di Mosca, esatto. Che era la squadra dell'esercito sovietico e della nazionale. Sentiamo. Io avevo detto alla fine del primo tempo che avrebbero vinto i sacerdoti, perché i politici hanno giocato bene, ma loro sono più furbos. Ecco. E soprattutto hanno appoggi molto, no, ma molto in alto. Si ricorda quel portiere russo, come Yassin. Eccolo là! Eccolo. E questo era anche più voluminoso di Yassin, almeno in larghezza. In larghezza. Bene. Fate un bel saluto a tutto il Friuli. Beh, un saluto a tutti i friulani, io ho il piacere di passare le ferie quest'anno in Friuli. E ogni sera c'è qualche posto dove andare, stando volentieri assieme, bevendo un bicchiere, vedendo delle manifestazioni di carattere culturale, ma soprattutto assistenziale, che si svolgono un po' dappertutto. È un piacere. Grazie mille. Salutiamo con il saluto. Mandi a tutti. Ecco l'allenatore. Allora, come è andata? Don Agostino. È stata dura però, no? È stata molto dura, no? Perché anche dei sacerdoti mi hanno fatto forfè all'ultimo momento. Aia. Per cui non ho potuto fare delle squadre adeguate all'incontro. Però è stata una bella vittoria, dai! Finalmente, no? Abbiamo pareggiato, no? E alla fine quei tiri a rigore, no? Quindi sono contento di questa. E qualcuno lassù in alto ha pensato. Intanto per voi. I politici hanno tempo di allenarsi un anno intero. Cesare. Attenzione, Yassin! Quest'anno siete riusciti a vincere. Bravi tutti. Bene, allora cosa possiamo dire al pubblico qua? Che è stata una bella serata e che Sperini torna a fare. Ok, di dove lei? Sono parroco a Tor Viscosa, Castionse, Campolonghetto. Perfetto, grazie mille. Grande, Mandi. Sentiamo Elio De Anna. Sentiamo, ascolta. Signor assessore. Io avevo indovinato il risultato, che era di parità 4-4, ma poi i preti, per grazia ricevuta divina, ce l'hanno messa a voi. Cesare, l'hanno messa. Niente, ecco qua la Maradona dei politici. Allora quando bucherai? Mi allenerò. Dei preti. Mi allenerò duramente. Va bene, chiameremo Cesare a allenare questa dottoressa. Benissimo, eccolo qua, grandi vincitori parroci dopo una grande battaglia, una grande partita sofferta. Bene, la partita è finita, cari amici, e hanno vinto i preti. Praticamente la grandissima Seracchiani, eccola qua, 2008, pronto con i calzoncini, era davanti al portiere, ma nessuno gli passava la palla, e praticamente niente, hanno perso. Eccolo qua, Deborah, 2008, 8 anni fa, però lei ha vinto in politica, presidente della regione, ha vinto contro Berlusconi, e oggi segretaria potentissima del PD.